E siamo tornati. Allora, l'ultimo episodio ci siamo lasciati, che abbiamo battuto le farfalline e dovevamo entrare in questo posticciuolo. Abbiamo 32.000 anime, per entrare abbiamo bisogno di spenderne 20.000. Quindi il prossimo obiettivo è andare a comprare il medaglione da Andre, il fabbro, ed entrare nella sala dove c'è Sif, perché vogliamo provare a batterla. Direttamente adesso a batterla, a batterlo semmai, maschio. Probabilmente una domanda che vi farete, per chi si è un po' informato su Dark Souls, è come mai abbia scelto di usare la stella del mattino al posto della mazza rinforzata. Per chi non lo sapesse, praticamente la mazza rinforzata è comunque sempre la stessa categoria della stella del mattino. L'unica differenza è che fa più danni e fa comunque sanguinamento, quindi diciamo è l'unica soluzione. Livello 1 per avere un'arma che faccia un buon DPS senza richiedere appunto troppo. E vi rispondo semplicemente perché volevo complicarmi un po' la vita. Nel senso, non dico troppo facile perché comunque sta a livello 1, quindi è già un bel handicap rispetto alle run normali. Però sì, ti diamo il tizzone. Però insomma, lo trovo più giusto fare una run comunque sia a livello 1 con un'arma leggermente più debole, giusto per mettermi un po' in difficoltà più che altro. Ah, dobbiamo andare a prendere, mi sono appena ricordato, lo scudo verde là, quello che aumenta l'energia. Non so come si traduce in cazzo italiano, che comunque quello è Grass Crest Shield. Non so se faremo il DLC, quello di Artorias ovviamente, dell'Abisso, prima o dopo. Diciamo essere arrivati a fine gioco, nel senso, non so se prima fare fuori tutti quanti i Lord e poi, prima di andare a uccidere Gwyn, fare il DLC. Oppure fare prima il DLC, insomma, quando c'è la disponibilità, ossia dopo che ho consegnato il ricettacolo a Frampt, che sarebbe il serpente primordiale, un'altra che ho, diciamo, dato il ricettacolo a lui. Prendere e andare direttamente nell'archivio del Duca, prendere il pendente e poi entrare nel DLC. Questo ci uccide se non stiamo attenti. Proviamo a farlo fuori. No, ci fa fuori lui. Cazzo! Quello con la lancia è più difficile da pariare. Glu glu. Yes! Magari cadi giù? No? Ah, ancora cado io giù. Non mi fido. Con calma, ce l'abbiamo quasi fatta. Ma dai! Sei uno stronzo! Perché non mi ha fatto un backstab? Pezzo di merda! Yeah, datti una calmata, eh! È arrivato. Wow, guarda Edgy! Quanto cazzo è Edgy che cammina! Madonna mia, perché bisogna combattere sto cingio qua? Che è di una scomodità assurda. Ah! I peli non li so fare le lance, non so buono. No! Di nuovo! Perché non mi ha parato però? Ogni tanto sto gioco, cioè, si prende la libertà di essere stronzo. Giustamente, capito? Già non è abbastanza stronzo. Ah già, niente backstab a questi qua. Guardi, a me mi serve solo lo scudo che sta là sotto, eh. Non è che, cioè, tutta questa protezione. Si è messo uno scudo. Insomma, si deve un po' calmare, no? E poi dico io, ma cosa ci fa lì qua? Cioè, chi ce l'ha mandata? Penso che Gwyn le ha detto: oh, guardi, c'è uno che praticamente no, ha messo uno scudo a cazzo là. Mi è stato detto di proteggerlo a tutti i costi. E allora, piuttosto di proteggere, no, la fiel, cosa la forgia, come cazzo si chiama, della prima fiamma, vai a proteggere quello, no? No, io i perri non li so fare a questi. Ciao. Sei morto? No. Che palle. Si muova! Forzi, non gigischi! Venghi, venghi! Dai, le manca uno sputacchio proprio. Backstab, backstab. No, no, se muoio di nuovo mi incazzo. Madonna mia, ma perché non fai il backstab?
Beh, che abbiamo fatto? Mi ha droppato solo un frammento. No, che cazzo dico? Una Titanite Chunk blu però. Oh, e prendiamo lo scudo definitivo. Eccolo qua. Che questo scudo è molto importante, poiché aumenta la rigenerazione dell'energia. Rigenerazione. Come cacchio parli? Anche perché avere altri scudi comunque è abbastanza inutile su questo gioco. Infatti, anche a livelli alti, bene o male tutti hanno questo scudo qua. Poi magari c'è qualcuno che preferisce lo scudo per fare i perri, allora vabbè, in quel caso. Ma salve! Questi sono i nemici più inutili del gioco. Cioè, non servono a niente. Ti danno solo fastidio. Guarda che merdine, guarda. Siete morti proprio... Ma perché esistete? Perché? Devo tornare indietro, quindi... No, oppure potremmo provare a uccidere l'idra. Però... No, no. Facciamo che il DLC lo facciamo... Dopo che abbiamo battuto tutti l'ordo, Quando abbiamo l'armatura potenziata e tutto il resto. Quindi il prossimo obiettivo adesso sarà... dato che abbiamo suonato la prima campana, andare... nelle profondità. Più precisamente... Da Quelag. Per chi, insomma, conoscesse Dark Souls in parte, sa benissimo chi è il Quelag. E se non lo sapete, non vi spoilerò niente, perché è tutto un bel vedere, diciamo così. Che a dire la verità, se volessi mettermi ancora di più alla prova, no? Potrei provare a usare un'arma rotta, cioè, nel vero senso della parola. Prendere una delle armi rotte, potenziarla e, cioè, praticamente le giornate non finirebbero mai, perché... provare a uccidere un nemico con un'arma rotta, insomma, ci vorrebbero minimo 65 anni. Però siccome noi non siamo stronzi, ci vogliamo bene, diciamo che rinunciamo a questa eventualità. Bah, definiamola così. Abbiamo due slot perché siamo più avanti. Mi sa che abbiamo parlato con Sig, sì? Abbiamo parlato, quindi possiamo andare direttamente per incamminarci verso le profondità. Ci vediamo al ponte allora. Oppure, ora che ci penso, potremmo andare nel manicomio di nuovo, dove ci sono i non morti, l'asylum, no? Provare magari a uccidere il demone. Nonostante non gli faremmo niente, sicuramente, di danni. Però almeno prendiamo un po' di anime per poterli usare per potenziarci. Facciamo così, questo episodio lo dedichiamo esclusivamente alle cose extra. Così ci leviamo tutti i pensieri. Vabbè, extra per quel che si può fare adesso, ovviamente. Poi dopo, magari altre cose extra in futuro si faranno a momento debito, insomma. Cos'è quel calo di frame assurdo? Ok. Abbiamo anche... Ah, è vero, l'anima della guardiana che non abbiamo usato... Che useremo adesso per potenziarci le fiaschette. A più uno. Così. Perfetto. Adesso con le fiaschette a più uno dovremmo riuscire a recuperare quasi due terzi della barra della vita, se non sbaglio. Abbiamo anche altre anime da consumare, nel caso. Vabbè, il nostro obiettivo abbiamo detto qual è, quindi direi di andare senza perdere tempo, insomma. E lei è sempre più brutto, signorino d'angelo. Se lo faccio a dire. Ci vuole un po', Da sì? Eccolo là. Aiuto! Mi sta portando via, fermatela! Che bel passaggio, però. E siamo tornati indietro! Whee! No, ma io non ci volevo tornare qua! Ma chi me l'ha fatto fare? Che uomo! Questi fanno molto male! Vi ricordate quando vi ho detto che questi sono i nemici più pericolosi del gioco? Non è un caso se l'ho detto, cioè, sono letteralmente i nemici più pericolosi del gioco. Possono shottarvi con quelle cazzo di mazze, e non scherzo. Anche con le spadine, Però in ogni caso fanno male. E bisogna evitarle a tutti i costi. Vedi? Vedi quanta vita mi ha levato. Cioè, è un nemico di merda, letteralmente. Ci assittiamo. Perché
se nel caso dovessimo perire nell'azione, noi dobbiamo trovare il modo di poter sopravvivere. Ma a te non ti avevo ucciso. Fat Rolling. Ah, ok. Perry for life. Fa ridere quando fa trollano. E non me l'aspettavo, non me l'aspettavo nemmeno questo, sei stronzo. Se mi uccidi, io ti ammazzo. Madonna, che brutto verso! Si calmi, signor Aie Brazov! Cosa mi fa? Cos'è? Mi fa venire un orgasmo, si fa venire. E voilà. Mi dia. Bravo ragazzo. Con lo scudo non lo useremo, però. Fa 100% di riduzione dei danni fisici, quindi, nel caso. Apriamo questa porta, prendiamo l'anello, che ci sarà molto utile. Giusto per la zona della palude, insomma. Blight Town, no? Che è orribile. Senza questo anello andremo a 2 all'ora, letteralmente. E quindi non ci conviene. Ah, adesso ci penso, possiamo andare da qua. E adesso dobbiamo fare Ma buzzi di sotto. C'è un signore indesiderato, però, guarda là. No, cazzo, non devo usare la resina, devo curarmi. Ok. Non faccio errori, perché sennò è fottuto. Sì, va bene. Lo uccidiamo l'anno prossimo. O forse no, perché il sanguinamento è buono. Non so parlare. Ah, no, forse ce la facciamo, dai. Sanguinamento ci aiuterà. Kaboom! No. Attento. Onda d'urto. Bello. Scappi. Ma sono vista un pochino brutta perché pensavi di non farcela. Non lo manchi. Ha detto non lo manchi. Cazzo, è finito il potenziamento della resina. 46 danni. Sì. Di nuovo. E adesso sì che ci mettiamo 35 anni. Yeee, sanguinamento. Che dolore. Non lanci di nuovo la merda. Oddio. Come? Non sono morto. Ok, salti. Onda d'urto. Bravo, sanguinamento. Dai. Uff, per poco. Dai, che è così morto. Ah, ma io ho le prime manze, perché non le uso? Sono scemo. Ci voleva tanto, cioè, vabbò. È che non sono abituato a usare le piromanze e di conseguenza ho completamente ignorato il fatto che ce l'avessi. Comunque, ok. Abbiamo fatto fuori il demone. Prendiamo la bambolina per l'altro DLC. Aspetti. Ok. Oh, partono subito a 1000 questi qua. Appena ti vedono. Non vedono l'ora di abbracciarti, no? Ah, non morto prescelto! Aiee, Brazorf! Venghi! O magari sono tutti controllori perché hanno beccato che ieri non aveva il biglietto. E lui inizia a dire, ma che metti le mani avanti? Insomma. Sarete un po' scimi però a fare sempre lo stesso attacco, eh. Ok. Un altro è andato. Prendiamo la bambolina. Bambolina piccolina con naso birichino. E andiamo a uccidere un altro cavaliere che si trova in questa zona. Venghi. Non stia lì a fissarmi.
nel pirulì. Niente da fare. Non ti do nemmeno il tempo di pensarci. Cioè, tu devi schiattare, figlio mio, proprio. Voilà. Dritto dove non proprio batte il sole. Il sole. Guarda, ci hanno dato lo scudo. Questo è lo scudo migliore per quanto riguarda resistenza al fuoco. Non penso che lo useremo, perché comunque sia anche questo non è che è proprio malaccio. Però, insomma, sapere che ce l'abbiamo non è male, insomma. Siamo calmi. È arrivato qua. Però noi dovremmo andare da Snuggly perché ci serve un oggetto. Se stanno sti rompicoglioni, però sarà un buon problema poterlo fare. E io lo sapevo. Dritto nei coglioni. Lo sapevo. Cosa vi ho detto io? Cosa vi ho detto? Nemici più pericolosi. E infatti, ci ha messo quando? Nemmeno un secondo e mezzo? E la barra ha fatto, la barra della vita ha fatto da dietro. Peggio dell'infamuni su Battlefield o COD. Vai, bravo. Sei un campione, sei proprio un champion. Provate il fuoco, provate il fuoco. Non fa male. Brucia solo. Andiamo da Snuggly e gli lasciamo. No, aspetta. Dove sono? Dove? No, non mi dire che non l'ho presa. Non l'ho presa. Mannaggia. Perché volevo prendere la titanite per potenziare l'arma. Scambiandola con dell'immondizia. Sì, letteralmente dell'immondizia. Vabbè, abbiamo già registrato mezz'ora, quindi penso che ci fermiamo qua per questo episodio, dai. Abbiamo fatto la cosa ex, abbiamo battuto il boss, abbiamo preso giusto due cosine che ci servivano. Prossimo obiettivo, allora, andare sul ponte dove abbiamo trovato la viverna, dove abbiamo incontrato Soler, insomma. Aprire la porta per scendere giù verso le profondità e continuare la nostra incredibile avventura. Beh, spero che il video ti sia piaciuto, mi raccomando lascia un like, condividi, commenta e noi, come sempre, ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao, positivi animi!